Ciao a tutti amici e benvenuti in un mio nuovo video Penny Books. Woo! Il book di oggi è Vera la mongolfiera alla scoperta della foresta amazzonica di Emanuela Busà e Daniela Volpari, pubblicato da Glifo Edizioni. E adesso vi leggo la trama. Quando soffia il vento non sai mai dove ti può portare. Lo sa bene Vera, una curiosa mongolfiera che non ha mai messo il pallone fuori di casa perché ha il terrore di volare. Ci penserà il burbero vento Levante a trascinarla con sé in un volo ricco di avventure e incontri imprevedibili. Un viaggio per superare le proprie paure, alla scoperta delle meraviglie della natura e di ciò che rende ognuno di noi unico e irripetibile. E ora vi racconterò la storia. Allora ragazzi, questo libro parla di questo bambino che si chiama Thomas, che ha un nonno fantastico, perché questo nonno diciamo gli fabbrica dei giochi, ma anche qualcosa, fabbrica delle cose, e gli ha fabbricato una mongolfiera piccola, in miniatura, una mongolfiera piccola, che però potrebbe fare le cose che fa una vera mongolfiera, quindi, cioè, non volarci dentro perché è piccolina, però potrebbe volare. Ma questa mongolfiera, che si chiama Vera, non sa volare, ed è una cosa brutta per una mongolfiera, perché non è che la mongolfiera la prendi e la metti lì per bellezza. No, la mongolfiera si usa per andare a fare il giro di qualcosa o vedere il mondo, no, l'alto, e quindi è un bel problema, perché insomma. E quindi Thomas la mette sempre sul bordo della sua finestra attaccata a un filo, così non può né cadere, perché lei aveva paura di volare, perché aveva paura di cadere, nel senso che se vola e cade lei ha paura, e quindi la lega questo filo, perché così non può volare via e non può neanche cadere. E però a Thomas piaceva molto fare i compiti, soprattutto quelli di geografia, li faceva sempre insieme a Vera, che anche lei adorava molto la geografia. E qua ci racconta di Thomas che sta facendo appunto i compiti di geografia, dove parlano della foresta amazzonica, che la conosciate, perché conosciate, perché è molto famosa. Comunque, se non la conoscete, ci sono un sacco di alberi fitti, proprio un sacco, qua dice mille, per dire che sono un botto, e tutti vicini tra loro, così che se ci vai sotto e guardi in alto non vedi neanche il cielo, perché sono proprio attaccatissimi. E a Vera piace molto questa cosa della foresta amazzonica, e quindi dice che ci vorrebbe andare. E a un certo punto Levante, un vento che passava di solito da quelle parti, sente e strappa il filo a cui era legata Vera e la prende e la porta alla foresta amazzonica. E, però comunque prima che, all'inizio, lei dice no Thomas, no Tomà, perché lei lo chiamava Tomà. Tomà, aiuto! Francese. Sì, e parlava anche un po' francese. E dico Tomà. E Thomas gli dice una frase bellissima, tipo, aspettate, però era, ecco, stai tranquilla Vera, ricordati che puoi volare. Ed è una cosa bellissima, che è una frase molto molto bella. E quindi lei inizia questo viaggio con Levante, e per andare appunto alla foresta amazzonica, e in questo viaggio conoscerà un sacco di persone che poi magari diventeranno persone che dopo magari diventeranno amici o magari conoscenti e queste cose. Ma a un certo punto lei cade, perché c'è Levante che si scontra con un altro vento, come si chiamava? Candido? Pampero, che è un po' cieco, diciamo, cieco, e in più va velocissimo, che tipo, sapete quei cosi, venti proprio,
che attirano le cose, tipo così, e in più parla una lingua diversa da Levante, perché Levante parla italiano e lui invece parla spagnolo. E quindi a un certo punto Levante gli dice: stai fermo, stai fermo, che ci viene addosso, stai fermo. E lui dice: non intendo, non intendo, perché non capisce la lingua italiana. Ed è bellissima quella parte, perché cioè è strabella. E quindi si incontrano, e visto che Pampero, sì, Pampero, non mi ricordo mai il nome, è un vento freddissimo, invece Levante è un vento tiepido, diciamo, si scontra il vento tiepido col vento freddo, si scontrano e si crea una tempesta così forte che Vera cade, però nella foresta amazzonica almeno, e incontrerà degli amici, cioè degli animali che subito sono suoi amici perché deve ancora conoscere, che l'aiuteranno a tornare da Levante, perché Levante non potrà andare nel bosco, perché cioè ci sono gli alberi così tanto fitti che non riesce ad andarci, e quindi l'aiuteranno in tutti i modi. Brick, che è tipo un colibrì, con tutti i suoi amici l'aiuteranno a tornare sopra. E vi lascio con una domanda, perché non vi svelo alla fine ovviamente: secondo voi ce la faranno, ovvero dovrà restare per sempre da sola nella foresta amazzonica? Dovrete scoprirlo, però sarà molto bella la vostra scoperta. Ed è un po' spoilerato, perché questa cosa è molto, vabbè, spoilerosa, ma fa lo stesso. Allora ragazzi, adesso vi dico le mie impressioni, che sono un sacco, perché in questo libro ci sono un sacco di impressioni bellissime. La prima cosa che mi ha colpito, che meglio ho notato, è che insegna un sacco di cose. Per esempio, allora, io la foresta amazzonica la conoscevo, ma comunque ho scoperto un po'... Ci sei stata? No. Ah, però okay, l'hai studiata a scuola? No, non l'ho studiata, però la conoscevo. Ah, va bene. Famosa, papi. Ah, è giusto, è vero. Però ho scoperto anche i venti, perché i venti Levante e non mi ricordo... Pampero esistono davvero. Levante è un vento, cioè, esistono davvero. Sono dei venti un po'... con delle caratteristiche che esistono davvero. Quindi ho scoperto questo perché non sapevo neanche che i venti avessero i nomi. Non lo sapevo neanche. Abbiamo guardati su Google. Sì. E in più ho scoperto anche un uccello, che era il l'albatros. L'albatros, con due S. L'albatros, che qua dice albatro, però magari un po' più per far ridere. Vabbè, comunque l'albatros, che ho visto che è lungo, le sue ali in tutto, tipo da qua a qua, sono lunghe 1,5 metri, cioè tipo come me. Se mi metto così, sono le ali di un albatro. Ragazzi, sono un albatro. Vabbè, e quindi ho scoperto questo, e ho scoperto anche molte altre cose, perché ho scoperto che i pipistrelli hanno un radar. Io non sapevo che non vedessero i pipistrelli, che vedevano e basta. Avvertono le cose, gli oggetti. Davvero? Sì. Bravi. Poi non ho scoperto i colibri, perché li conoscevo, però li conoscevo molto 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 poco, perché diciamo che conoscevo solo il nome, un po' così. Ma sì, cosa c'entrano i colibri? Perché c'è un colibrì, o meglio, quando arriva nel bosco amazzonico, incontra un fiore che ha come animale domestico più o meno un colibrì. E quindi qua entra in scena Brick, il colibrì. E quindi io e il papà siamo andati a cercare su internet colibrì, ho visto che è bellissimo, tra l'altro, molto molto bello. E poi comunque ho scoperto altre cose. Però, e poi... Quindi è istruttivo. Sì, è anche istruttivo, sì. È vero. Sì, poi ho scoperto anche, non ho scoperto. Però un'altra cosa che mi è piaciuta è il gioco di forza, diciamo... Tutti insieme si può aiutare una persona, cioè è una cosa bellissima, perché come vi ho detto tutti gli animali del bosco aiutano Vera a tornare da Levante, fanno molto gioco di squadra, moltissimo, perché si impegneranno un sacco, perché loro vogliono molto bene, cioè, o meglio, Brick voleva molto molto bene a Vera, però anche gli altri, hanno conosciuto un po' dopo, quindi vabbè. Però insegna anche a fare sempre gioco di squadra, perché insieme ce la fa, vabbè, insieme
tutto è possibile, diciamo. Oh. E poi c'è anche una frase molto molto bella che c'è scritta sia nella trama sia qua nel libro, che dice Levante a Vera, perché Vera aveva incontrato Bubo, un gufo reale, e lei inizia a voler iniziare a volare come lui, perché volava proprio in silenzio, non si sentiva. E poi ha conosciuto Brick, voleva volare come lui, che volava con le ali velocissime e sembrava che fossero ferme. Invece voleva avere il radar come il pipistrello, voleva essere come il... Anche come Albatros. Sì, con l'Albatros, che stava a volte col vento, a volte volava, che era bellissimo. E Levante gli dice questa cosa: non importa se volerai in silenzio o facendo un gran baccano, l'importante è che impari a farlo nel modo più naturale per te. Non sarà né il mio modo, né quello di Bubo, né di nessun altro. Sarà semplicemente il tuo, e andrà bene così. Oh. Ed è una frase bellissima, perché cioè insegna che non bisogna invidiare gli altri, ma anche che ognuno ha le proprie caratteristiche. Non è che se una mia amica ha magari una caratteristica bellissima di fare ginnastica strabene, fa le capriole, che io adesso inizio tutto un tratto a voler fare la ginnastica. Capisco che se voglio, voglio, ma non soltanto perché lo fa la mia amica e quindi lo voglio fare così, ma anche perché mi deve piacere. E poi magari inizio a fare, lo faccio magari faccio la verticale. Devi farlo nel tuo modo. Sì, lo faccio nel mio modo, magari faccio la verticale più girata e lo voglio fare uguale a lei. No, è il mio modo, farlo Polino piegata, che non sono neanche capace di farla, quindi cioè non so come la faccio, ma vabbè. E poi parla anche di amicizia, come vi ho detto già, il gioco di squadra, però molto di amicizia, perché come questa cosa mi ha colpito, o meglio, che quando Vera stava, cioè Levante aveva preso Vera, lei dice aiuto Tomà, aiuto 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 Tomà. Thomas non gli dice, non inizia a piangere, dice voglio Vera, voglio Vera. No, lui è felice per lei che sta andando in un posto, cioè lui non lo sapeva neanche dove andava, però è felice per lei, diciamo, perché come vi ho detto dice una frase bellissima. Che le ha detto vai che sì, sai volare. Sì, sai che sai volare, per un po' farla iniziare a volare, diciamo. E quindi in più... ci sono altre due cose, mi sono dimenticata, che è un libro super di avventura, quindi sapete che tutti i libri di avventura a me piacciono, quindi anche se un libro proprio corto di due pagine di avventura mi piace, quindi a me piace tutto quello di avventura. Io ti sentivo anche che ridevi da sole, tanto che lo leggevi. Sì, perché i personaggi sono super divertenti, per esempio Brick, il colibrì, è divertentissimo perché quando succhia il nettare, perché loro hanno il becco lungo, mettono becco nel fiore, la spirano come noi nella cannuccia. e poi fa sempre i ruttini. Vabbè, poi vuole essere ospitato da questa è una cosa bellissima. Vuole essere ospitato da Vera nella sua cesta, perché era perfetta per lui. E Vera gli dice: sì, puoi venire, però devi fare due cose. O meglio, non fare più i rutti. Non fare più i rutti e cioè, non mi ricordo poi che, diciamo, cos'era, tipo, di non... non mi ricordo. Vabbè, non mi ricordo, però una di non fare più rutti, perché facevamo molti, molti rutti. E poi se ne stava, cioè, era uscito un secondo per magari salutare il suo amico, per fare qualcosa, e si sente... e neanche le scorregge, dice Vera, è divertentissimo quella parte. Poi c'è, tipo, Bubo, che chiamava Vera la mongolfiera, la chiamava mongolpera. Mongolpera. Sono un sacco di battute divertenti, sì, i personaggi sono molto caratterizzati, sì, molto, bene. Sì, uno più divertente dell'altro ed è quindi bellissimo anche per questo. E in più, ragazzi, l'ultima cosa, che ci sono dei disegni molto molto carini. Cioè, per esempio, guardate allora. Ecco, guardate per esempio questo, quando Vera guarda le stelle prima di andare a dormire, che è molto molto carino. O poi tipo... Com'è Vera? Facciamola vedere questa Vera. Eccola lei. Se no, guardate, ve la faccio vedere qua. Vabbè, molto bello. Sì, molto bello, molto fashion. E poi qua i suoi amici, i pipistrelli, la farfalla, i due tucani. E quindi anche le immagini sono molto, molto belle. E in più, ragazzi, c'è il segreto finale che non vi spoilerò, però parlano di deserto del Sahara.
Quindi? E quindi secondo me ci sarà, no, non lo so, secondo me, non lo so, non ho mica detto alla scrittrice se ci sa, però un nuovo libro. Ma, il libro. Veramente? Sì, non lo so, secondo possiamo me. Possiamo chiederglielo a Emanuela Busà. Chiediamo. Perché, vabbè, poi lo scoprirete leggendo, perché... Vabbè, però secondo me ci sarà un nuovo libro. Poi vediamo, cioè non lo so, però forse sì. Va bene, lasciamo spero, questo, molto bello, questo segreto. Segreto. Questa, un mistero. Che questo mistero. Va bene. Va bene. Quindi? Quindi niente. Io vi saluto. Quindi un saluto da me, da Penny, un saluto da Vera, Levante e da tutti i personaggi di questo libro e anche da Thomas. E però niente. Ciao! Ciao a tutti! Ciao Vera! Ciao!